quest'oggi ci siamo ritrovati per preparare insieme la torta di mele della nonna. Come potrete vedere, in realtà la preparazione è molto semplice ed è molto simile a quella, diciamo, abituale. Abbiamo effettivamente solo sostituito degli ingredienti abitualmente utilizzati di origine animale con degli ingredienti di origine vegetale. Infatti la nostra torta sarà completamente vegan, vegetale. Per poter fare questa torta utilizzeremo della farina integrale di frumento, delle mele tagliate in parte a pezzetti che verranno messi all'interno dell'impasto, oppure a fettine che invece serviranno sopra per la decorazione, dell'uvetta che aiuterà a rendere il nostro dolce ancora più saporito e più dolce, del lievito di origine minerale non chimico che è tartrato di potassio con dell'amido di mais, della vaniglia in polvere, il pizzichino di sale che va sempre bene in tutti i dolci, la cannella e poi per amalgamare tutto utilizzeremo del latte di soia al posto del latte vaccino oppure dell'olio di girasole come grasso, quindi non utilizziamo né il burro che ovviamente è di origine animale né tantomeno delle margarine che hanno invece dei grassi vegetali che provengono dall'altro lato del mondo. Allora, molto semplicemente la torta si prepara in questo modo. Aggiungiamo tutti gli ingredienti secchi all'interno della nostra ciotola, quindi metteremo innanzitutto la farina, ci sono 400 g di farina, un pizzico di vaniglia, un pizzichino di sale che aiuta ad esaltare il sapore dolce dei dolci e poi utilizziamo il lievito, all'incirca 8 g di lievito. Mescoliamo tutto bene in modo che il lievito si distribuisca uniformemente all'interno della preparazione. Aggiungiamo poi anche della cannella, che ovviamente è facoltativa, se vi piace potete eventualmente sostituirla con della scorza di limone se preferite invece un risultato, diciamo, più agrumato e più fresco. Uniamo l'olio di girasole. Questo è un olio di girasole deodorato, perché l'olio di girasole spremuto a freddo ha in realtà un odore, un retrogusto piuttosto forte. Quello deodorato invece è molto neutro, quindi va benissimo, si presta benissimo nella preparazione sia dei dolci che di salse salate, come ad esempio la maionese. Aggiungiamo il latte fino ad ottenere un composto omogeneo, non troppo molle, anche perché all'interno andremo poi ad aggiungere le mele che cuocendo rilasceranno comunque umidità e quindi è opportuno lasciare l'impasto abbastanza diciamo asciutto in modo che poi le mele cuocendo non lo rendano poi troppo molle. Perfetto. Allora, adesso che praticamente l'impasto è pronto, possiamo quindi aggiungere al suo interno le mele che abbiamo precedentemente pulito e tagliato a pezzettini e un pochino di uvetta. L'uvetta, così come la frutta secca in generale, quindi come i datteri piuttosto che i fichi, che le albicocche, può essere utilizzata anche come dolcificante, quindi eventualmente noi possiamo ridurre la quantità di dolcificante, che può essere malto, zucchero oppure dello sciroppo d'agave, sostituirla con della frutta secca che darà dolcezza, diciamo, al nostro impasto. Allora, a questo punto, dopo aver amalgamato per bene, prendiamo una teglia che abbiamo precedentemente unto ed infarinato, che è qua, e versiamo al suo interno il composto. Lo livelliamo col cucchiaio e dopodiché andremo a distribuire sopra le fettine di mela che abbiamo precedentemente tagliato in modo da formare una raggiera. Ma perfetto, la nostra torta è pronta, a questo punto la possiamo infornare in forno che deve essere già caldo, preriscaldato a 180 gradi per circa mezz'ora.
andremo a controllare lo stato della torta, di cottura della torta, con l'ausilio di uno stuzzicadenti. Nel momento in cui lo stuzzicadenti fuoriuscirà dalla torta perfettamente asciutto, vorrà dire che la torta è pronta. Ed ecco qui la nostra torta di mele cotta e sformata. A questo punto potete servirla così, oppure potete eventualmente decorarla con, in questo caso, malto in polvere, oppure dello zucchero a velo se avete l'abitudine di consumare zucchero. Ed ecco qua.